Qui al Victor Morgana Bay non solo musica, sfilate di mode, make-up, c'è di tutto, ma cosa sarebbe una serata senza il cibo? Abbiamo qui uno dei più grandi maestri nell'arte culinaria, Daniele Onone. Grazie, buonasera. Buono, grazie, grazie. Stasera saremo qui per presentare una cucina alternativa a quella ligure, quindi abbiamo portato da Napoli, ci tengo a precisare, chef napoletano, abbiamo portato un piatto che si chiama lo scalpariello, lo presenteremo stasera e speriamo che va tutto bene. Oltre allo scalpariello, un attimo, questo scalpariello gli americani non è che possono sapere, certo, è gli italoamericani, certo. O scalpariello cos'è, spiegacelo. Allora, diciamo che abbiamo fatto questa alternativa di cucina dando un tocco anche di Italia, infatti i colori del nostro piatto saranno i colori del tricolore: il rosso del pomodoro, il bianco della pasta e il verde del basilico, quindi è un piatto mantecato con formaggio, grana padana e pomodoro fresco. Ah, bene, allora dopo questa tua creazione, ripetilo che io... Allora, sarà... Come si chiama? Si chiama scalpariello. Scalpariello, sì, ok. Sì, c'è tutta una storia, lo scalpariello proprio in breve era un piatto tipico dei ciabattini, giusto, perché avevano solamente un fuoco dove loro scioglievano la colla, quindi automaticamente in povertà col pomodoro riuscivano a cuocere la pasta e la addolcivano con un poco di formaggio e basilico. È un piatto povero ma tanto tanto buono. Che spettacolo, dopo questa, anche questa lezione di storia, quindi dopo questo piatto che cosa ci proporrai? Ci proporremo, portando la Campania a tavola, abbiamo fatto mozzarella di bufala con un cuore caldo di friarelli, che è una verdura tipica napoletana, cioè solo a Napoli si trovano, è un gusto amaro ma di un retrogusto dolcissimo. Guarda, io mi sa che finisco le interviste e mi precipito subito perché voglio assaggiare, sta venendo una fame, quindi grazie. Grazie chef, complimenti e ti auguro una buona serata. Grazie, ci adoro a tutti.